Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Crusader Kings 2 con il mitico Regno d'Irlanda che abbiamo formato nell'ultima parte e il Regno di Danimarca di Claudi. Chi non muore si rivede. E noi non siamo morti e non moriremo mai col nostro personaggio vecchio decrepito, no ma quasi. Mi sa che i nostri vecchiacci moriranno molto presto. Il tuo credo vecchi. Sia più vecchio del mio. Ah sì. Tu sei un vecchio proprio. Oh, non lo so. Il tuo personaggio avrà dei begli occhi, però è vecchio. Wow. E dopo aver fatto degli apprezzamenti sugli occhi del mio personaggio, possiamo anche andare avanti, ok? Allora, io dovrei fare la guerra per un cacchio di... Oddio, è morta Bonina. È morta Bonina. Dopo un periodo di illness. Ma era pure incinta. Ma perché muoiono sempre quando sono da te? Non lo so, forse non abbiamo delle non lo so, delle misure sanitarie non proprio ai tempi. Hai fatto già morire Itne e hai fatto anche morire Bonina. Le tue figlie, io le ammazzo come se fossero nulla. Wow, ok. Cioè, era giovanissima. Sì, aveva 26 anni. No, io a te di figlia non ed era pure incinta, wow. Infatti, l'hai fatta morire with child. No, non ho fatto nulla, però non è stata colpa mia. L'hai fatta morire. Non si è sentita bene. Mai più mi fiderò di te. Guarda che a quei tempi bastava davvero solo un raffreddore. Per te, raffreddore. Sì. Dicevo, mi serve un altro luogo sacro dei Norse, ma non mi fa dichiarare la guerra ancora, perché questo tizio si sta facendo occupare da chiunque. Vediamo se si muovono. Perché sennò dovrei attaccare la Germania. Però la Germania... Oddio, la Germania non c'è più. Se ti ricordi c'era quel tizio gallese che avrebbe realizzato. Ma non c'è più. Sì. Wow, è stato re per pochissimo, per un anno. Perché se vedi la lista dei re della Germania, c'è questo Samwil che era il duca di Turingia. E ora la regina invece è una certa Trude, che è anche re di Bavaria. Oddio. Questo è brutto. Ed è anche la moglie del re di Lotaringia. Oddio. Quindi il figlio di questi qua erediterà tutto quello dove vede Germania e Lotaringia. Oddio. Questa è una brutta notizia. Vabbè. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Vediamo quante truppe ha la Germania qua. 3.000. 3.004. Beh, in realtà ne ho anche di più, però... purtroppo sono tutti... carolingi, quella. Quindi non si può fare. Mio figlio vuole diventare steward, vediamo. Allora, prestigio a 42, sì, però... 4. Vediamo, lo mettiamo. Così gli sale anche di uno a scholarship. Però magari non metterlo in giro a chiedere le tasse perché rischia... No, non affatto, lo lascio lì a marcire. Poi lo potresti anche fare se, visto che tu già hai altri eredi, alla fine eredita solo uno. Sarebbe... wow, la seconda sarebbe Caitlin, che a parte che sembra una un'italiana fatta di pongo, ma c'ha zero di scholarship. Sì. Vediamo. Sì, Caitlin. Oh, che nasone che ha. È tutta sua madre. Sì. La piccola Bona. Oh, Bona ora ha 49 anni. Il 22 maggio invecchierà. E ragazzi, vedrete come sentite l'età, si vedono subito su una donna. Sì. Ci ricorderemo di farvelo vedere. Però era forte e vogliosa e ce l'ha dimostrato. Ma non le può fare più i bambini. Qua, una volta superati i 45 anni, le donne... non possono più avere bambini. Ha già fatto il suo lavoro. Mentre gli uomini, come vi ricorderete dal piccolo Ed, il gottoso, anche se aveva la gotta ed era tipo infermo, sparava bambini nella pancia delle corteggiane, come se non ci fosse un domani. Che ricordi, però. A Ed Ottara. Ok. No, c'è una piccola rivolta slavica qui da me, ma la distruggiamo subito. Infatti dovete riconvertire un po' queste contee che ho conquistato prima. Trondelag ancora in guerra. Salto con l'asta deve essere educata.
La facciamo diventare una mistica. Adesso. Siamo diventati caritatevoli. Ah sì, poi sei dato un po' di soldini in giro. Sì. Allora è arrivato un courtier di nome Mahir, che è un Ashkenazi Jewish, che ci potrebbe fare da chancellor. No, no, ne abbiamo uno migliore. Allora, andiamo un po' a vedere questi Norse che dobbiamo scacciare dalla Britannia. Cosa Sì. combinano? Allora, al momento il re di Suthreyjar, o come Sono si duca. legge, Sì, vabbè, un petty sì, king. perché viene detto Petty Sì. King, è ancora un bambino che, vediamo, non possiamo uccidere. Tristezza. Diventerà molto breve un lutto, perché a giugno diventa 16 anni. Quindi si Ah no, deve lo fare possiamo qualcosa. uccidere. Ah no, Refra of Man potremmo uccidere, ecco. Ma Che Refra Man è anche indipendente, quindi volendo potresti. è quello della Isle of Man. Però già è cattolico in realtà, quindi non puoi fare un Holy War o qualcosa. È solamente di cultura nordica. Quindi. No, io lo voglio uccidere. Ma perché? Mi dà fastidio. Ma perché? Oh. Non mi sembra il caso, dai. No, basta, adesso lo uccido. Ma magari fatti un claim e ti prendi proprio l'isoletta, non sarebbe male. La prossima cosa che volevo prendere è Connaught, però purtroppo ho il truce ancora con Ale di Connaught. Come potete vedere, abbiamo un truce fino al 24, quindi altri 5 anni di truce. Ok, abbiamo ammazzato i ribelli qua. Dovremmo far sposare Aegon. Vediamo che lui ha ancora 16 anni. Sì. Infatti dice: I will find him someone nice. Oh, mio figlio mi odia perché ho ucciso suo figlio. Vabbè. Sono cose che capitano. Allora, vediamo un po'. Tu hai una qualche bella donna vogliosa per me? Ho una certa Sif che è vogliosa ed è forte, però è una lowborn, quindi non è una nobile. Ha 10, 3, 11, 4, 6. Non ha delle stat eccellenti, però almeno 11 in stewardship. Non lo so. Se vuoi ti posso Ed è dare anche guerra. vogliosa. Sposiamoci. Sì. Se vuoi ti do guerra. La vuoi? Non viene a corte, ma posso fare arranged marriage Sì. con Aegon. Certo, lui perde 300 prestigio, ma non fa niente. Per questo ti ho detto in qualche parte precedente che è sempre meglio far sposare con delle nobili. Infatti mi sono sempre sposato con delle nobili. Ma a noi ci servono figli. Lo so, però non mi pare che mi siano usciti brutti bambini, anche se non avevano delle No, incredibili dico, a stat. noi ci fa il comodo questo tratto che gli dà più Va fertilità. bene, va bene. Ok. È la piccola Sif venuta da te? Magari la potresti anche convertire se le dai qualche soldino, perché ha 13 di opinione, se le dai 20 pezzi d'oro credo che salirà abbastanza. Se vuoi puoi convertirla, se no lasciala così, vedi tu. Perché così è una nordica in tutto. Va bene. Aspetteremo, magari quando passiamo a Aegon. No, vediamo Trondelag come se la passa, ancora niente. Comunque Bona è stata una gran donna, perché ci ha dato Bonino. Sì. un figlio genio e una figlia strong, che non è male. Quasi quasi vado a ridare, però mi conviene aspettare in realtà perché c'ho poche truppe. I soldi non mi mancano però. Vediamo un po'.
Fly little bird fly. Oddio, stai ammazzando quel bambino. Sì. Cosa succederà? Whoops, è morto. Oddio. Ha avuto una morte veloce. Sì, ma così ora il conte di Man, un certo Wagner. Non so che vantaggio ti abbia dato questo. Non lo so, avevo voglia di ucciderlo. Wow. Sì. Frirek. No, non sono io, Blacking. Ah, questo è il mio vassallo? Sì, è il mio vassallo. Guarda che ti spacco la faccia. Fanno un po' quello che vogliono qua e non posso farci niente. Vabbè, tanto non hanno abbastanza truppe, sì. Ma infatti sto cercando di tenermeli molto deboli qui. Non gli non sto dando ducati a nessuno. Ho creato molti conti più che altro. Quindi Frirek di Blacking ha deciso di fare che? Di attaccarmi. E vabbè, se io lo uccidessi se con un intrigo. Ma se ci tieni proprio, però. Allora, se me lo ammazzi, non è un brutto personaggio. Già 3-7-7-7-14, quindi mi fa più comodo a me, vedi tu. Comunque la Trondelag ancora niente, oh, sono ancora a fare due guerre. Niente, no. Wow, il major di Dublino, che è sì, un Norse, sì, mi ha chiesto di poter educare Slay, però peccato che lui è slow. Infatti, un ritardato. Un ritardato con una cicatrice, un codardo, sì, aveva anche paura cervo, dei cervi. Sì. Sì, no, lasciamo stare. No, grazie. Ma perché non fai educare a me uno delle, un tuo erede, magari? Che diventerebbero. Oddio, Norse. Guardate buono, ragazzi. È diventata un cadavere, tipo. E anche per lei passano gli anni. Vediamo un po' la mia mogliettina che. Oddio! Ma cos'ha sulla guancia? Non lo so. Un giorno era così vogliosa, forte, e ora è diventata una vecchietta decrepita. Sì. Aegon vuole un pezzo di terra. Vabbè, al mio primogenito lo potrei dare, no? Sì. Non... L'unica cosa è che se ha già un figlio, però non lo ha lui, ok? Se poi facesse un figlio e magari morisse prima che muori tu, allora erediterebbe il suo figlio e poi credo che erediterebbe il tuo secondo genito, il resto del regno, quindi si dividerebbe un po', però vabbè, penso che lo puoi fare. Anche perché credo sia il tuo unico maschio. Sì. No, allora in questo caso credo che siano i figli del figlio maschio che ereditano. Quindi gli puoi dare quello che vuoi tu. Tutto passerà attraverso lui. Allora gli do Briefne, magari. Sì. Magari gli potresti dare la contea che tu vorresti mettere come capitale quando usi lui. Perché visto che se gli dai una sola contea, quella diventa la sua capitale. Se vuoi, che ne so, spostarti su Dublino con lui quando diventerai appunto. Come si chiama Aegon? Esatto, adesso gli potresti dare Dublino. O anche il Ducato di Tara addirittura, non lo so. Perché alla fine sarebbe Dublino più Kildare. Però forse quello è troppo, vedete? L'include lower titles? Sì, fallo più che altro quando dai via i Ducati. Perché quando vai via. Cioè, dipende che cosa vuoi fare. Se vuoi dare via un Ducato con tutte le contee che sono sotto di esso, se le hai tu sotto il tuo controllo, fai include lower titles. Però anche quando dai con te puoi fare così in modo che vanno con lui anche i vassalli delle città e dei vescovi.
Anche se mi pare che non, anche normalmente vanno È quelli. giusto perché lui poi diventa il Liege, però questa No. funzione diciamo che serve soltanto se io avessi anche delle città sotto Sì, il se mio avessi anche delle holding sotto il tuo diretto nome. controllo. Esatto. Quindi non c'è bisogno di farlo. County of Dublin lo facciamo. Ok. Ah, sua moglie si è messo il cappelluzzo, eh. Un attimo solo. Oddio, questo che devo vedere. Vediamo un po' il cappello della moglie. Ah, okay. Wow, ma che cappello Non orribile, lo dai. so, Sembra non lo so. un castoro morto. Vabbè, comunque. Allora, stavo pensando di attaccare Svithiod. Perché? Svithiod. Perché anche loro hanno un luogo sacro. Allora potrei fare la guerra. Però hanno 3.000 truppe loro, quindi no. Io ne ho ancora poche adesso. Cioè, ne ho 3.000 pure io, però. Non lo so. Non ho alleati. O meglio, ce l'ho un alleato, ma purtroppo è in Islanda che si diverte a vedere i cappelli delle mie figlie, tipo. Cioè delle mie parenti. Scusi. Scusi, signore. Allora, se Trondelag decidesse a finire queste guerre, magari prima che muoio. Una bambina ha bisogno di essere educata. Si tratta della piccola Siffaretto. Che è la secondogenita di. Oddio, un evento particolare mi è uscito. The Merry Men of Gilland. Il mio sceriffo è venuto da me oggi e mi ha detto: Mio Lord, ho paura di avere cattive notizie. Una banda di ladri chiamata che si fa chiamare The Merry Men of Gilland. Sono liberi. Cioè, sono. Stanno girando per le tue foreste. Abbiamo provato a trovarli, ma non ci siamo riusciti. Mi hanno inseguito attraverso la foresta per molte volte e mi hanno sparato una freccia dritto nel sedere. Wow. Nel sedere, sì. Sì, in my buttocks. Ok. Wow. Praticamente questo è un evento, già mi è capitato a volte che si rifà a Robin Hood, è la storia di appunto di Robin Hood. Quindi posso scegliere di continuare questo evento, ok? Ci sono vari eventi abbastanza grandi quando ti esce questa. Quando escono queste finestre grandi, ecco. La The Arresting of a Noble Woman. Ecco, ora è successo che una nobile donna è stata rapita da questi uomini in verde che le hanno rubato tutti i soldi e i gioielli, ok? E io posso scegliere di darle dei soldi per farla stare zitta oppure di fare qualcosa contro questi qui. Facciamo qualcosa. Aspetta, devo educare Siffaretto che dovrebbe essere la. Sì, la secondogenita di Bugs, però la educo io. È mia nipote, eh sì. Siffaretto. È una trappola. Il mio sceriffo e io abbiamo discusso come fare per catturare questi banditi. Abbiamo deciso di fare un archery contest, quindi una gara di. Tiro con l'arco. Ok. Sì, magari troveremo il famoso Robin Hood. Che tra l'altro che razza di Robin Hood uscirà qua in Danimarca, vabbè. Ok, let the contest begin. Via. Ed eccolo qui, un uomo vestito in verde che è arrivato primo senza molte difficoltà. Allora posso scegliere di arrestarlo, di impiccarlo, oppure posso scegliere di assumerlo, sì. E, nella mia corte arriveranno due courtier, uno di nome Robin e una tizia di nome Marion, se Ah, ve la mai pensavo uno di sentito. nome Robin e l'altro di nome Hood. No, eh sì, ed ora ci dovrebbero essere queste Robin e questa Marion da me, vediamo. Sì, infatti, se vai a vedere ci sono. Però è ridicolo perché, visto che io sono in Danimarca, sono dei nordici, quindi c'è questo Robin con questa barbona nordica. E c'è questa Marion che anche lei ha Ma sono questo a corte da cappello. te.
Sì. Se vai sul mio personaggio, vedi i personaggi che ho costa li vedrai. C'è questo Robin di Arus, Half Arus, e Arus, Marion sì. Half Solfesborg, che hanno pure delle ottime stats. Sì. Lui potrebbe essere il tuo Marshall, ad esempio. Magari li posso far sposare. Wow. Ok, facciamoli sposare. Piccolo Robin si sposa con Marion proprio come nella fiaba. Wow. Ok. Fare dei bei bebini. No, in realtà già ho un marshal migliore. Ed ecco l'evento The Wedding. Allora, il matrimonio tra Lady Marion e Robin è stato fatto nella foresta. Ok. Wow. La coppia aveva occhi solo per rompere loro, va bene. Ok, I wish them good luck. Buona fortuna, ragazzi. Un evento un po' così, però. No, in realtà ci sono degli eventi davvero carini più avanti nel gioco. Come ad esempio la Sunset Invasion, che forse vedremo, forse no. Sì. Un'invasione da dei misteriosi omini dall'ovest, ecco. Allora. Sifaretto sta crescendo come una ragazzina timida, va bene. È morta Sif. Oddio, di già. Ma allora sei tu che ammazzi le mie Pneumonia, che cucciole. vuoi? Aveva... Ah, però gli aveva appena dato un figlio. Ah, ma allora poi sei morta proprio in childbirth? No, no, Sì, ah. pneumonia. No, a volte è così. Quando ti esce scritto Ma la pneumonia. cosa peggiore però è che dato che il figlio se l'è fatto lui quando aveva un pezzo di land, l'ha chiamato di nuovo Donald Abail. Oddio, ma vabbè, dai, l'ha chiamato come te, non sei felice. No. No, non ha Anche fatto. mio figlio l'ha chiamato suo figlio Però se come non gli avessi dato la terra per se stesso non l'avrebbe fatto. me. Eh sì, no, l'avresti scelto tu, vabbè, Non lo farò mai più. dai. Il nome di Domhnall Davayne passerà alla storia. Il mio Chancellor è morto. Oddio, mentre da parte del tuo Chancellor sono morto pure io. Davvero. Sì, Freerek the Wise è appena morto. È morto come un maimed cripple, quindi sono morto senza ben un braccio. Per questo, forse sarei vissuto ancora di più. Vabbè. Domhnall Abbey vuole uccidere Freerek di Blackheath. Vabbè, dai, ti lascio fare per quello. E quindi ora sono diventato, ragazzi, Bagsegg di Danimarca. Eh sì. Ancora una volta. Di nuovo. I nuovi Bagsegg e Freerek sono un E il trademark. figlio si chiama di nuovo Freerek. Sì. Wow, è un ciclo senza fine. Eh sì. E È io mio in realtà figlio. vorrei sposarmi, o meglio, il mio personaggio si vuole sposare, ma mi sa che resterò un po' da solo perché già ho due figli. Cioè, ho una figlia e un figlio, quindi Cioè, troppo. ma si è già sposato un'altra volta, Aegon. Sì, perché ora che è un conte può scegliere lui che cosa fare. Con la Serfiona. Eh sì, la contessa, che è anche una nobile, vedi? Eh sì. È la figlia del conte di Desmond. Lui ha comunque perso prestigio ancora di più. Ah sì. Wow, non darò mai più dei pezzi di terra ai miei figli. Wow. Egon. Ora ricordo perché preferivo non farlo. Vediamo se ora mi fa fare la guerra su Trondelag. Niente. Nemmeno questo personaggio nuovo. Perché stanno ancora in guerra quelli. Allora, per fortuna c'ho un bel po' di stewardship, quindi mi posso tenere tutte le contee. Però c'ho questi bambini da educare un attimo. Piccolo Freerek. Lo facciamo educare dalla piccola, che tanto piccola non è, Astrid. Sì. Mentre la piccola, Siffaretto, la facciamo educare da me, la educo io, dai. Ok. Wow, e non riesco più ad uccidere Freerek Blacking perché... Lo amano troppo. Eh no, purtroppo quella tizia lì ha raccontato tutto a tutti ed è finita lì, Sì. vabbè. Mi spiace. Charles Carling di Burgundy vuole sposarsi Caitlyn? Ah no, il figlio, tipo. Vuole che suo figlio si spose Caitlyn. Non vedo Burgundy, aspetta. Anche perché c'è una sorta di guerra civile a Burgundy, se vedi. Ma è proprio il figlio del re? Ah, Sì, sì. sì. Ah, il figlio Augury. Augury? Che è un omosessuale con degli occhi stranissimi, Mio ok? Dio. Va bene. Però non so se mi ci voglio alleare, sai? Ma cioè, è un tuo figlio. Con chi si vuole sposare? Caitlyn.
Ah, con tua figlia? Non so, se vuoi. Se no ti potresti dare Caitlyn a qualcuno qui vicino, magari a Mercy o ad Alba, non lo so. Perché non voglio certo che mi chiami in guerra il tizio di Burgundy e Eh poi. sì. Vabbè, pure se ti chiama tu fai accetti e poi non gli mandi nessuno, ecco, così non vedi Vabbè. bestemmie. Vedi tu. Ma che motivo ho di dargli la mia figlia? Non lo No, la figlia è mia. so. Ah, Bonina, come mi manchi. Mi ricordo quando sfornavi un figlio all'anno. Sì, me le ho uccise tutte. Non l'ho ucciso. Wow, Sexus è diventato un vecchiaccio. Vediamo. Oh, Dio, no. Ma prima ho perso le mie sopracciglia, poi ho perso le mie ciglia, poi il mio naso si è deformato. Le persone hanno paura di me e devo nascondere la mia faccia per non causare isteria tra gli altri. La mia faccia, la mia bella faccia, ragazzi, sono diventato un Oh lebbroso. no. Wow. Oh mio Dio. Ma che razza di. Oh. Ok, dai. Però No, peccato che non per scusa. cambia la grafica. Eh sì, no, meno male, dai. Cioè. Vabbè, dai. Ma poi il Mi sa che simbolo è guarda. orrendo, ti manca Sì, un sì, orecchio sul sì, sim. sì, sì, sì. Sembra una faccina stupida, vabbè. Un lebbroso caccoloso, non ci credo. Wow. Spero di non morire subito, perlomeno, perché. Wow. Wow, nel frattempo a Darland c'è la smallpox, cioè qui in Danimarca non abbiamo un minimo di rispetto per l'igiene. Wow. Sì. Va bene. Ok che siamo nel 900, però. Vabbè. Va bene così. Allora, visto che sono un lebbroso, che mi devo nascondere dagli altri, andrò un po' a ridare in giro, dai. Allora, il re lebbroso, Wow, sono qui. Sextus è diventato infirm. Wow. Stanno succedendo tutte le cose che non devono Suo succedere. figlio era morto senza un arto. E Ma dove Fine sono? as hell è diventata italiana. Wow. Ah, sì. Ah, ecco, il re di Alba adesso vuole sposare suo figlio con Caitlyn. Già meglio. Però diciamo che se, cioè, avrai l'alleanza con Alba, però poi credo che il figlio di chi è? Ousid, sì. Ousid più tua figlia faranno un bambino che avrà un claim sull'Islanda, credo. Se hai paura di questo claim, poi dici di no. Però se vuoi l'alleanza con Alba, te li puoi accettare, vedi no. No, lasciamo stare, mia Io figlia. sinceramente, se fossi in te, cercherei più un'alleanza con Mercia, perché non credo che Mercia ti verrà a rompere le palle in Irlanda. E magari se fai una guerra per qualche pezzo di Scozia puoi chiamare loro. Quindi Vabbè, diciamo sembra. che la Scozia è molto molto debole, quindi. Ah sì, però con Mercia c'era un. No, già è sposato. Louis Bertrandson, sì. Oddio, tra l'altro Mercia diventerà Carolingia pure lei, perché la regina si è Dobbiamo sposata con ucciderlo. Kylling, sì. Dobbiamo uccidere Louis Bertrandson. Uccidiamolo Ma anche subito. l'altra bambina è una Kylie. Uccidiamolo. In realtà potresti provare a chiamare a corte qualcuno che ha un claim su Mercia. Ma nessuno ha un claim su Mercia. Wow, Oh. incredibile. Allora mi sa che sei condannato ad avere un Kylie da quelle parti tra poco. Vabbè, facciamo un Great Blot noi, tanto per passare il tempo. Ok. Nel frattempo andiamo a ridare pure un po'. Perché prima che muoio di lebbra qua, qualcosa devo fare. Allora, ma la Pomerania è forte, vediamo. Insomma, c'ho pure qualche alleato, meglio di no. Va bene, andiamo a ridare però la Pomerania, senza prendere noi. Sto facendo una buona quantità di soldi al mese ormai. 10. Quanto? Sì. Io 13, ma perché ho migliorato un po' le holding. Se alla fine perché ne ho pure qualcuno in. Ne ho una in più io. Aspetta un attimo. Sto raggruppando le navi perché mi servono. Sto troppo poverettico. La mia Crown Authority, visto che sicuramente Sì, non vivrò la per prego se la devo sempre. alzare pure io. Hai fatto Io bene. ce Ma l'ho perché a non posso minimo. alzarla? Ah, i pagani non riformati possono arrivare massimo a low. Wow. Io sono a minimo, quindi la potrei mettere a low. Sì.
Ma non l'hai alzata tu prima con... Forse non l'hai alzata con Domhnall Dabai. No, no, ma io non avevo ancora il... Vabbè, Non potevi farlo? Domhnall Dabai è appena diventato Ma re forse te la d'Irlanda. potevi fare. Non lo so. Ancora non l'ho fatto, però la posso mettere a low adesso. Sì, fallo. Ti dà dei vantaggi, si incazzano un po' leggermente i tuoi vassalli, ma non li ascoltare. Un attimo che vedo dove andare a ridare. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Wow, Navarra non esiste più, o meglio esiste ma non è più in Navarra. Andiamo a ridare il Papa, perché questo è il nostro obiettivo in questa partita. Ah, sì. Il Papa che nel frattempo è Papa Celestino II. Ed è anche stato sposato 3 volte il Papa. What the Incredibile. fuck? Eh sì, prima di diventare Papa è stato sposato 3 volte, ma... Pneumonia, childbirth, e periodo illness, wow. Eh sì, e quindi c'è anche il figlio del Papa, si chiama Fresco. Perché come sapete in Italia tante persone si chiamano Fresco. Grazie, Paradox, grazie. Oh no, sta iniziando. Che cosa? L'Earl di Ossory. Oddio. Ma sai che dovresti fare? Questo non l'ho ancora fatto. Comincia a distribuire un po' di quei titoli onorari in giro ai tuoi conti, in modo che sono contenti, guadagnino qualcosa. L'Earl di Ossory mi dice: Sì. Oddio. sei un pretender, ma El Sechnail è Chi il è? vero ruler dell'Irlanda. Ma chi è? Penso che sia il figlio di Flanzin, no? Sì. È il figlio di Flanzin, no? Ed è l'attuale maresciallo di Tormund. Tomond, non Tormund. Wow. Eh sì. Perché se vedi, Flanzin era il figlio dell'ultimo re Tra d'Irlanda l'altro, insieme a prima di Matteo. lui a fare questa cosa c'è anche la Queen Sebdan di Leinster. Vabbè, che non sarebbe altro che la chiama Queen perché la moglie del duca gallese, li Sì, ricordi? perché mi sta anche lei la Ah, è ottimo, contessina. ottimo. Allora fai così, Sì. dici di no, fai la guerra, imprigioni entrambi, magari levi la contea a questa contessa stupida. I will not be blackmailed. Bravo. Perché non ci possiamo far ricattare da Ok, hanno Matteo. già dichiarato la guerra. Io lo sapevo che andava a finire così. Però se vedi, non ti voglio criticare, però se vedi Ossory, almeno ora non lo puoi vedere più. Oppure, no, non credo. Sì, tu puoi ancora vederlo. Se clicchi su Ossory, io non posso più vederlo. Puoi vedere l'opinione che ha di te. Ho Negativa visto. specialmente per la Crown Authority. Sì, però visto che c'erano anche altre cose, perché era meno 55, la Crown Authority dà meno 30 alla fine. Vedi che Appunto, e altro. però lui è ambizioso e mi dà meno 50 perché lui è ambizioso. Cosa ci posso Capito? fare io? Non ci puoi fare nulla, allora. Non, cioè, non è una cosa che succede. Cerca di mettere, magari gli levi proprio la contea dopo sta cosa e gli metti un conte non ambizioso. Sì. E invece la contessina di Linzer alla fine sto anche in positivo, quindi non so che problema abbia Sì, quella. probabilmente era amichevole verso Ossoli o qualcosa del genere. Comunque dopo ricordati di fare quel fatto di distribuire i titoli onorari, perché io quello lo faccio sempre e in genere fanno stare un po' più buoni i tuoi vassalli. E non è cose, cioè non sono cose molto dispendiose. Ok, allora alziamo le truppe. Oh, Trond lag ancora in guerra, incredibile, non ci riuscirò mai a fare quello. Ok, carry on the vultures. Ah, quindi sono arrivate le... Ah, anche Ormond ha genato, Sì, vedi? sì. Ma anche Ormond ti odia, tipo? Non lo so, adesso vado a guardare. Cioè, non vuole che joinano pure Tommond e Desmond? Eh sì, questa cosa comunque è partita adesso che ho abbassato la Crown Authority, ma d'altro canto cosa potevo fare? Questi devi aspettare un po' in realtà perché è appena diventato re d'Islanda, quindi se c'è Ma il questo. meno 30 lo abbassa Sì, comunque. sì, sì, E ho sì. voluto farlo con questo personaggio prima che muore, così poi nel prossimo Esattamente. No, hai personaggio non fatto bene, hai muore. fatto bene. Oddio, oddio, sto per perdere la battaglia, ragazzi. Non so Perché? perché, ma mi hanno battuto. Avevo più truppe, ma mi hanno battuto. E forse erano più organizzati? No, Non no, ero organizzato più io, quindi non lo lo so. Ha so. girato pure Tommond, vedo. Come sempre, questo gioco mi dà sui Anzi, è nato nervi. pure Tormund.
in quanto le battaglie vadano molto a random, No, non è vero, non c'è è che da vanno dire. random. È che ci sono molte variabili. Il Sì, molte variabili casuali, per cui terreno, chi attacca, chi adesso dovrò difende. prendere i mercenari. Sì. Siamo tutti un po' Ho mercenari. perso la battaglia, mi hanno distrutto tutte le mie truppe, Sì. anche se ne avevo di più io, ed erano meglio, cioè erano organizzate molto più delle loro, è ridicolo. Vabbè, dai. Io sto raidando Roma. Sì. Sono un lebbroso, mi devo nascondere dallo sguardo degli altri, ma sono a Roma dal Papa a rubarmi tutti i suoi soldini. Chissà se riesco a rapire il Papa. Sarebbe davvero un E colpaccio. mentre tu pensi a rapire il Papa, io mi sto facendo distruggere da un branco Di conti. di conti andati fuori di matto. Wow. Ma perché ti succede? Cioè, a me non è successo questo. Cioè, mi è successa una sola rivolta ed era tipo un duca, qualcosa del genere. Gli ho levato il titolo di duca, gli ho lasciato una contea e ora sono impotenti. E questo è uno dei motivi per cui non capisco per cui in questo gioco io devo dare delle contee a qualcun altro se mi si rivolta incontro non appena io E non puoi fanno avere tutto qualcosa. per te, dai, non fare l'egoista. Perché no? È perché Alla non fine mi senza. abbassa un po' le tasse, però d'altro canto se le ho tutte io vado sul sicuro. Sì, ma ti dà molte meno truppe. Ti dà Ma anche meno truppe, sì, oltre alle tasse. no. Guarda, alla fine ho la stessa quantità di truppe mie, a parte quella dei vassalli, però i miei vassalli tanto mi si rivolta incontro, quindi cosa vuoi fare? Dovresti D'accordo. migliorare un po' le tue holdings. Se avessi migliorato un po' le tue holdings principali. Finora avevo soldi da spendere altrove, ovviamente se avessi migliorato troppo le holdings non avrei neanche i soldi per comprare i mercenari e vincere questa guerra. Quindi ragazzi, piangendo e incazzandosi, questa parte è davvero molto lunga, quindi anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima. Ciao!